Bentrovati per un nuovo appuntamento con le nostre breaking news, sviluppi sulla vicenda dell'anziana donna trovata morta in un appartamento nel centro di Arezzo. La figlia è stata rintracciata vicino sulla riviera nella città di Rimini. L'esito dell'accertamento cadaverico della donna farebbe pensare ad una morte risalente a 4-6 mesi fa. Intanto è stato prelevato anche la carcassa del gatto che era accanto alla signora e è morto mummificato. Le indagini per ora proseguono in una direzione, non ci sono iscritti nel registro degli indagati, ma vedremo nei prossimi giorni dopo che la procura avrà chiesto probabilmente e ottenuto di effettuare l'autopsia sul cadavere della donna. Con il prezzo dell'oro schizzato a oltre 73 euro in costante oscillazione, le difficoltà del momento sono evidenti per il settore orafo e per gli operatori pronti a partire per Vicenza Oro, in programma da venerdì 6 al 10 settembre. Un appuntamento che vede gli orafi di Confartigianato Imprese con una presenza importante, come ci è spiegato il presidente Luca Parrini. Al via la festa di fine estate del Calcit di Arezzo ad Arezzo Fiere Congressi, che proseguirà fino a domenica con varie iniziative ricreative ma anche di stampo divulgativo e sanitario. Un momento di grande socialità, intanto la festa dei bambini per le famiglie e per i più piccoli che come sempre hanno riempito la sala. Ed è tutto per le nostre breaking news, grazie per averci seguito e arrivederci.